La razza Wiener Füllnisser Brillenschaf è la razza più antica dell'Alto Adige. Tipico per questa razza è che ha una carne molto fina, la struttura è molto buona e anche la lana è di ottima qualità. Ha la miglior qualità di lana di tutte quelle razze alpine, è un incrocio della razza bergamasca, della razza padovana e del Brillenschaf. E questo l'incrocio l'hanno fatto per la lana. La lana alpina grezza sempre un po' perché bisogna, se no non riescono a sopravvivere all'inverno. Ma di tutte quelle razze alpine ha la miglior qualità di lana e è anche sempre molto apprezzata. Dagli anni 97 siamo andati a Bruxelles e lì abbiamo lasciato registrare questa razza vecchia di questa valle. Venuti su con me in Malga, erano 55, 350 pecore, no di più quella volta. E dopo le hanno viste e dopo, da quel momento in poi, è stato conosciuto come nazionale. C'è un'associazione qua in valle di un po' di contadini che si sono messi insieme per proprio cercare di portare avanti questa razza che è speciale dai segni che ha la pecora stessa in faccia, gli occhiali e l'orecchio. Vanno molto bene in montagna, non sono pesanti, vanno fuori quasi come una capra, un po' dappertutto. Ci dà veramente una mano a tenere i prati e le malghe come devono essere tenute. 7-8 anni fa noi abbiamo ancora dovuto buttare via la nostra lana, ma adesso vediamo che con la nostra lana si fa delle cose buone anche per la gente.